Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento dedicato ad informazione sportiva. Iniziamo questa settimana con un tuffo nel campionato di seconda categoria, ma parleremo non solo del campionato appunto di seconda categoria, ma anche di attualità, perché insomma dobbiamo anche cercare di capire che cosa succederà ai campionati di calcio dilettantistici. Si teme uno stop? Ci sono ragioni fondate o no nel avere paura di una nuova interruzione dell'attività sportiva? Insomma, durante questa settimana poi avremo ospite anche un rappresentante della federazione proprio per fugare ogni dubbio, ma torniamo al tema principale di questa puntata, campionato di seconda categoria, un focus dedicato all'Union LC, e per parlare di Union LC abbiamo il mister Massimo Zini. Buonasera mister. Buonasera Alex e grazie ancora dell'invito. Ben ritrovato. E il portiere dell'Union, Marco Pozza. Buonasera Marco. Buonasera Alex. Allora, intanto benvenuti a entrambi gli ospiti. Facciamo un pochino il quadro della situazione della squadra dell'Union LC, squadra di Lusiana Conco, gioca in seconda categoria, girone G, 6 punti in classifica, fanalino di coda, però è un campionato veramente equilibrato, la salvezza dista solamente 3 punti. Allora mister, cominciamo a inquadrare un pochino questa prima parte di stagione. Che cosa è andato per il verso giusto e che cosa invece non ha funzionato? Beh, dire qualcosa che non ha funzionato non lo si può dire, perché la squadra in fase di costruzione è l'anno della rifondazione, dove che bisogna costruire dal basso, e dal basso bisogna costruire dalle fondamenta su una squadra, dove che i ragazzi che la società ha messo a disposizione sono andati alla ricerca, e sono tutti ragazzi giovani con una media età di 21-22 anni. La rosa è molto giovane, sicuramente ragazzi di valore, perché ci sono come lui un ex cartigliano, Michele Minuzzo, Riccardo Ronzani, che è dal Bassano attualmente, però sono giovani che non hanno fatto realmente un'esperienza di gestione di prima squadra e hanno delle difficoltà. Poi tutt'al più le cose da migliorare sono tantissime e saranno tantissime, però è l'anno di una ricostruzione, è l'anno di bisogna fare delle fondamenta solide per poi costruire per il futuro, dove che i ragazzi sono ben disponibili a seguire il mister, anche che sono un mister abbastanza con delle idee chiare, vado per la mia strada e non mi cerco di far influenzare neanche dei risultati. Conosciamo bene mister Massimo Zini, insomma le sue caratteristiche, la sua professionalità, poi l'esperienza, perché ha lavorato tanto con i giovani, quindi effettivamente una rosa con questa età media a una squadra così va dato tempo. Marco, invece a te chiedo un pochino come sono state queste prime giornate di campionato. Da portiere, intanto raccontaci un po' come sono gli attaccanti in seconda categoria e poi effettivamente magari qual è la squadra che vi ha impressionato di più in un campionato, ricordiamolo, che vede una squadra al comando in fuga, che è il Colceresa. Innanzitutto gli attaccanti, ogni squadra è ben attrezzata, e a me ha impressionato molto il Colceresa, appunto nella fase offensiva, il loro numero 9 è molto bravo, anche altri giocatori come per esempio Poli è un buon giocatore, e là davanti Mari, anche se sono anni che la squadra è ben attrezzata, certo, anni che giocano insieme, riescono a fare i movimenti sincronizzati, si trovano bene insomma, e noi facciamo un po' fatica là davanti, però appunto è il primo anno, stiamo cercando tutti di tenere duro, di dare la nostra parte, siamo felici, contenti del gruppo, lavoriamo per la nostra strada a testa bassa e proveremo a fare meglio. Proprio il gruppo è un concetto importante per la crescita soprattutto di una squadra giovane. Marco, che gruppo sta nascendo? Il gruppo molto bello, ci troviamo bene in qualsiasi posto, sia dentro che fuori dal campo,
e a far festa e tutto, siamo molti amici, gente come appunto Minuzzo, Riccardo sono tornati apposta per stare con i loro amici, ma anche per divertirsi, quindi si sta creando un'amalgama, gli anziani, perché non abbiamo, diciamo, veri sì. anziani. Esatto, esatto. Però sì. Tra virgolette, diciamo. Sì, esatto, sì, si sta creando una bella amalgama. Mister, che idea ti sei fatto di questo campionato? Il campionato è l'anno della ripartenza dopo questo anno di pandemia. È un campionato, diciamo, per me del ritorno di un'esperienza nuova, perché quando ho deciso di affrontare l'esperienza della prima squadra dopo anni 19 di settore giovanile, sono stato contento. Il campionato è un campionato, sì, difficile. Dire difficile non è trovare delle difficoltà, ti vai a ritrovare squadre che sono un po' più rodate, un po' più attrezzate. È l'anno che deve essere un anno di ripartenza per tutti e lottare tutti quanti insieme, società, federazione, addetti ai lavori, perché il calcio continui. Mister, ne abbiamo parlato spesso, è un cliché che si ripete poi di anno in anno, però insomma è giusto anche ricordare quanto difficile è fare calcio in altopiano nella stagione invernale. Intanto fare calcio in altopiano è abbastanza difficile, se non dire difficilissimo, e questo è dando una lode a questa società, con tutti gli addetti ai lavori, il presidente, il DS Danilo Pozza, l'altro dirigente Fabio Pilati, che sono riusciti ad attrezzare una squadra, perché adesso come adesso portare i giocatori in altopiano bisogna che dai alito al portafoglio, e non è ammissibile, secondo il mio punto di vista, far muovere i giocatori per un rimborso spese. Il rimborso spese è giusto, perché se uno parte da... però ci vuole anche quel minimo di passione, e noi addetti ai lavori e noi allenatori dobbiamo valorizzare quelli che come loro sono attaccati al valore del gruppo, dell'amicizia, dell'attaccamento alla maglia, non all'attaccamento al rimborso, che non è più un rimborso spese, è quasi una mezza busta paga qualche volta. E sì, secondo me adesso, con questi tempi di crisi, pandemia o non pandemia, non è giusto che ci sia. Allora, noi abbiamo un filo diretto con la federazione, nel senso ci informiamo, chiediamo aggiornamenti quasi quotidiani sulla situazione legata all'emergenza Covid e alle possibili ripercussioni che ci potrebbero essere sul mondo del calcio dilettantistico. Ad oggi, anche se insomma questa pandemia ci ha insegnato che quello che viene detto adesso può essere smentito il giorno dopo, ma ad oggi ci arrivano rassicurazioni per quello che riguarda il percorso, il cammino delle prime squadre, dove ci sono gran parte dei giocatori vaccinati. Invece c'è una fase di monitoraggio, di attenzione sul settore giovanile, l'attività praticamente dai 12 ai 17 anni. Lì si sta eventualmente pensando che qualora la situazione dovesse peggiorare, qualora dovesse effettivamente essere applicato questo obbligo di Green Pass, Super Green Pass o tampone per l'attività sportiva, si potrebbe anche pensare a uno stop di un mese circa, approfittando della sosta natalizia, per dare un po' di respiro alle società ed evitare che le famiglie, insomma, paghino costi esagerati per quello che riguarda proprio i tamponi e quant'altro. Marco, fatta questa piccola, doverosa premessa, ti chiedo, voi in cuor vostro, da giocatori, avete paura di un nuovo stop oppure siete fiduciosi e propositivi? Certamente c'è da preoccuparsi per questo Covid, perché innanzitutto la gente lavora e, come ben si sa, se appunto vieni a contatto con un positivo devi stare a casa, dal lavoro, calcio, non puoi più vedere nessuno, e questo qua, questa influenza anche sulla vita. Su fermare i campionati, questo adesso non saprei dirtelo, perché adesso con i vaccini, magari anche con le terze dosi, magari adesso non è il momento di buttarsi giù, ma cercare magari anche di essere un po' positivi, che sia stati 2 anni sempre con questi pensieri negativi. Assolutamente. Adesso magari proviamo a far cambiare qualcosa. Mister, queste preoccupazioni, chiamiamole così, quindi l'aspetto mentale, quanto va a influenzare poi sulla resa del calciatore? Perché registriamo un abbondante
più 25% di infortuni rispetto a, diciamo, al solito. Non abbiamo preso in esame la passata stagione, ma quella precedente, perché l'anno scorso sappiamo che si è giocato poco. Bisognerebbe anche forse impegnarsi un po' tutti a lanciare dei messaggi più positivi nell'accezione, diciamo, migliore del termine. Alex, certamente, il discorso degli infortuni, il discorso psicologico, mentale, va a incidere tantissimo, perché sai bene che tu, siamo tutti esseri umani, quando si sta bene con il cervello, con la testa, si sta bene con le gambe, si sta bene col corpo. Da noi addetti, in tutti quanti, bisogna far team, gruppo, tutti quanti insieme, federazione, addetti lavori, società, bisogna far team perché i ragazzi vengano a divertirsi a giocare il calcio. Dalle prime squadre ai settori giovanili, perché le precauzioni nel mondo ce ne sono altre. Non credo in questa, sì, giustamente questa pandemia è una cosa brutta perché è arrivata in un momento che economico, tutto quanto insieme, però deve essere anche un fattore positivo che con le risoluzioni nel 2021, anche se questo vaccino è venuto fuori in 7-8 mesi, deve essere una cosa positiva. Perché se noi non trasmettiamo positività, soprattutto nel settore dei giovani e non qua con i più grandi, i ragazzi hanno già delle preoccupazioni. Cioè, ci sono problematiche, io ho avuto esperienza l'anno scorso a Malo, di ragazzini che avevano problematiche abbastanza serie, e tu devi essere da supporto a queste famiglie, non devi infondere preoccupazioni, bisogna essere un po' ottimisti e accettare quello che fino adesso abbiamo accettato nella sanità, perché la fiducia. Ti chiedo, mister, che ripercussioni avrebbe eventualmente un nuovo stop dell'attività sportiva? Attenzione che va fatta una piccola anche qui precisazione, perché? Perché la federazione in maniera lungimirante ha, diciamo, ridotto il numero di squadre per girone, e quindi c'è tempo per, diciamo, recuperare eventuali periodi di stop, quindi uno stop magari di un mese dal 6 di dicembre fino a metà gennaio potrebbe essere gestito comodamente, visto che poi c'è tempo fino al 30 di giugno per completare la stagione. Detto questo, quindi, che uno stop non vuol dire l'interruzione totale dei campionati, ma eventualmente solo una piccola pausa. Un problema di questo tipo che ripercussioni avrebbe? Beh, a livello di prime squadre, come, cioè, secondo me lo stop non è, visto che l'incidenza dei vaccinati è superiore all'80%, è una cosa abbastanza gestibile, anche perché già noi non abbiamo la possibilità di avere le juniores, però quasi tutte le rose dalla terza in su hanno 20-24 giocatori. L'incidenza dell'80% vuol dire avere in rosa comunque 18-19 giocatori disponibili, e ne porti in panchina 20, cioè, si sono state partite, si giocano in 11, qualche volta un allenatore fa mai cambio. Non è così. A livello del settore giovanile, secondo me lo troverei tutelante per tutto il calcio, perché i ragazzini sono un po' veicolatori di questo virus, no? Non sono portatori, diciamo, secondo quello che leggo, quello che mi vado a istruire a me personalmente. Lo troverei tutelante finché non trovino una garanzia anche per loro, perché non è detto che anche questo vaccino, io le mie figlie le ho vaccinate e le avvicinerò la seconda, perché ho una, penso di fare la cosa giusta, la faccio perché ho una coscienza e penso di fare la cosa giusta. Poi il discorso ai ragazzini, se si è preparati a essere allenatori, educatori, un mese di stop non è un problema. Marco, allenarsi con temperature gelide, insomma il freddo, sappiamo un po' le condizioni che ci sono in altopiano, terra straordinaria. Per un portiere com'è? È più complicato? Quando ti arriva una bella pallonata fa male? Eh sì, soprattutto quando vai a terra e magari adesso inizia anche a gelare, e non sono più tanto abituato, essendo anche anni che non ho più giocato là, però adesso dai, ritorneranno in mente i vecchi ricordi quando tornavo a casa a mia mamma, tutto sporco, che doveva levarmi le cose e pieno di lividi, ma lo faccio molto volentieri per questa società e per la squadra. Guardate, gli occhi di Marco trasmettono grande passione, quindi l'immagine di tornare a casa sporco, con i lividi, ma felice, forse è l'immagine più bella di come dovrebbe essere il calcio dilettantistico. Chiudiamo, perché abbiamo solo 30 secondi per chiedere al mister, insomma, l'obiettivo stagionale per l'Union LC qual è? Oltre a quello chiaramente di, come giustamente hai detto,
porre le basi per un futuro, quindi far crescere la squadra. Ma guardando da qua a fine campionato, l'obiettivo qual è? Cioè, l'obiettivo intanto, logicamente, calcisticamente parlando, è di salvarsi. C'è poco da dire, i numeri parlano da sé. Però l'obiettivo per me come allenatore è il trasmettere un qualcosa ai ragazzi. Perché sai, noi a dicembre forse mangiamo il panettone, no? Noi certo. Allenatori. Però se io, come adesso, a me mi è venuta la pelle d'oca di sentir parlare Marco del gruppo. Perché lì, secondo me, un allenatore, quando ha un'incidenza di 20 giocatori che vogliono venire al campo per allenarsi, per divertirsi con gli amici, ha già vinto il campionato. Ha già vinto. Ed è assolutamente condivisibile il pensiero di mister Massimo Zini, che ringrazio per essere stato in nostra compagnia questa sera. Grazie a Marco Pozza. Grazie Alex. Vi aspettiamo sicuramente nel corso della stagione per un'altra puntata dedicata non solo all'Unione delle Cime, ma per parlare proprio di calcio a 360 gradi. Io ringrazio tutti voi che ogni sera, sempre più numerosi, ci seguite. Appuntamento a domani.